tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Scoperta dai carabinieri forestali una piantagione di marijuana a Fossombrone. E Massimo May, il nuovo coordinatore della Lega Fanese. Elena De Curtis, nipote del grande Totò, sarà a Fano per la mostra alla Rocca Malatestiana. Domani torna la storica fiera di San Bartolomeo. Buonasera dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito nei titoli della cronaca, i carabinieri forestali di Fossombrone hanno scoperto una piantagione molto particolare in quello che doveva essere invece un orto. Anziché zucchine, melanzane e carote, nell'orto coltivava 50 piante di cannabis indica, meglio conosciuta come marijuana. I carabinieri forestali di Fossombrone hanno arrestato per questo un cinquantenne del luogo che aveva impiantato la redditizia coltivazione in un appezzamento di terra nei pressi della sua abitazione. L'uomo, per nascondere ad occhi esperti le piante di cannabis, le aveva occultate con dei teli verdi oscuranti, di quelli che si trovano comunemente in commercio, ed inoltre aveva recintato accuratamente il particolare orto, rendendone impossibile dall'esterno la visuale. Il tutto però non è passato inosservato ai carabinieri forestali di Fossombrone, i quali, durante i consueti controlli sul territorio e di prevenzione degli incendi boschivi, si sono insospettiti di questa particolare installazione per un semplice orto. I militari quindi hanno provveduto alle verifiche del caso e hanno scoperto una cinquantina di piante tra esemplari adulti e germogli, oltre a mezzo chilo di infiorescenze essiccate pronte all'uso e materiale per la preparazione e la conseguente consumazione dello stupefacente. Le piante di marijuana ed il materiale rinvenuti sono stati quindi sequestrati ed il cinquantenne arrestato e condotto davanti al giudice del Tribunale di Urbino, dove è stato giudicato e condannato per direttissima. E dopo la cronaca andiamo a Pesaro per segnalarvi che da lunedì 28 agosto e fino al 1 settembre per lavori di manutenzione su strada adriatica statale 16 nel tratto che va da via del Carso a via Buccari ci sarà un restringimento della carreggiata, in particolare sulla strada adriatica all'intersezione con via Milano sarà obbligatorio proseguire dritto per chi viaggia da sud a nord con divieto quindi di girare in via Milano. È invece consentito svoltare in via Milano per chi proviene da nord e va verso sud, salvo temporanee esigenze secondo lo stato di avanzamento dei lavori. È vietato transitare in via del Carlo, tratto tra via Montenevoso e strada statale Adriatica. Quindi attenzione da lunedì in quel tratto di strada statale per chi transita a Pesaro. E la Lega Nord, ritorniamo a Fano, ha un nuovo coordinatore. E l'abbiamo conosciuto questa mattina. Vediamo. Fano è una città bistrattata, annichilita e sottomessa. Non hanno mezze misure i vertici provinciali e regionali della Lega Nord nel definire lo status attuale della città della fortuna. La Lega Nord è in forte ascesa anche in questo territorio, oltre che in campo nazionale, con una crescita esponenziale di consensi passando dallo 0,6 al 13%. Ed è per questo che in vista della prossima tornata elettorale per Fano serve una politica di qualità, fatta da gente di qualità. Basta ai politici improvvisati dell'ultima ora. È racchiuso in queste parole pronunciate durante la conferenza stampa dal commissario provinciale della Lega Nord, Lodovico Doglioni, il senso della presentazione della nuova figura di coordinatore per Fano della Lega. Per questo accettato. Ancora più incisive poi le considerazioni del segretario regionale Paolini, per cui Fano diventerà il grimaldello con cui scardinare il PD. Noi vogliamo che Fano
torni ad occupare il ruolo che ha nella storia e nell'economia marchigiana. È la terza città delle Marche, non può morire, come dice il nome dell'associazione che abbiamo fondato 2 anni fa. Massimo May, fra i fondatori un anno fa del movimento Fano non deve morire, è il nuovo coordinatore per Fano. 4 anni in Lega e 2 da socio e militante. Un background professionale basato tutto sulla qualità. May è un pasticcere affermato della città che porta in dote proprio la ricerca di una politica di qualità per una città che deve necessariamente affrancarsi da tanti errori commessi in passato e dal duopolio Ricci-Ceriscioli. Fano in questo momento ha delle difficoltà. Noi alcuni anni fa abbiamo proposto Fano non deve morire facendo la lista di tutte le cose che Fano ha perso negli ultimi 20 anni, e guarda caso sta venendo fuori un po' tutto, mentre prima era in sordina, oggi sta venendo fuori in maniera, diciamo, abbastanza evidente quello che Fano ha perso per inettitudine, per incapacità, per tanti motivi. Noi vogliamo risollevare la città, quindi cercare senza nessuna pretesa, con molta semplicità, però cercheremo di scegliere quello che la città potrà fare, che ha grosse potenzialità secondo noi. E cambiamo decisamente argomento, veniamo agli eventi che si terranno a Fano nel prossimo fine settimana. Domenica 27 settembre alle ore 21:15 alla Rocca Malatestiana si terrà il concerto del complesso bandistico Città di Fano. Per l'occasione è stato chiamato a dirigere l'orchestra insieme al maestro Daniele Rossi il maestro spagnolo José Alcerradura. Il concerto sarà a ingresso libero, i biglietti saranno ritirabili presso il botteghino della Rocca Malatestiana. E rimaniamo sempre nello splendido monumento della Rocca Malatestiana, ritornata al suo antico splendore grazie al restauro effettuato pochi mesi fa, e ci sarà una mostra particolare su uno degli attori comici più amati d'Italia, il grande Totò. Dunque, excuse me. Sega. Bittische. Noio. Sega. Ha capito? Carito. Dopo ti spiego. Noio. Volevant savoir. Noi volevamo savoir l'idris. Antonio De Curtis, in arte Totò, il principe della risata, le cui frasi celebri sono nella mente di tutti, come siamo uomini o caporali, oppure signori si nasce ed io modestamente lo nacqui, hanno fatto la storia della comicità dell'epoca. Film e gag assieme alla spalla di sempre Peppino De Filippo, che sono immortali e senza tempo. Come non ricordare la celeberrima lettera e la grande Moria delle Vacche. Quest'anno c'è stato una grande Moria delle Vacche. Una grande. Come voi ben sapete. Punto. Punto. 2 punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondantum. A Totò, che improvvisava quasi totalmente sul set, bastava poco per far scoppiare la risata. Una smorfia, un sopracciglio inarcato, uno sguardo buffo. Il suo volto era una smorfia, una maschera vivente. Ed è per questo che l'ente carnevalesca di Fano allestirà nella rinnovata Rocca Malatestiana una mostra di satira e caricature dedicata al principe della risata nel 50° anniversario della sua scomparsa, curata nello specifico dai grafici cartoonist e maestri carristi Giovanni Sorcinelli, Mauro Chiappa e Maurizio Minoggio, che allestiranno 100 opere tra vignette, caricature ed illustrazioni. All'inaugurazione di sabato pomeriggio una madrina d'eccellenza, Elena Articoli De Curtis, la nipote del principe della risata. Quindi sicuramente sarà una giornata interessante, curiosa, e penso che tutti i fanesi dovrebbero venire a conoscere attraverso le parole della nipote questo personaggio e questo comico grandissimo del cinema e del teatro italiano. Chi siete voi? L'onorevole. Ma io? Io? Ma mi faccia il piacere! Sentite, questo passa ogni... Onore. Sì, sì, onorevole. E c'è poco da dire, ne sapete. A guarda che maniera! Onorevole, e domani inizierà un altro degli eventi amatissimi della città di Fano, che chiude un po' tutta la stagione estiva. Stiamo parlando della Fiera di San Bartolomeo, che domani, venerdì e sabato 26, ritorna appunto a Fano, il classico appuntamento che conclude l'estate fanese. Quest'anno per la prima volta si è trasformato in un vero e proprio evento. Non solo acquisti tra i 270 espositori che quest'anno hanno aderito alla
manifestazione, ma anche iniziative collaterali. Tutti i dettagli è possibile consultarli e guardarli sulla pagina Facebook Fiera San Bartolomeo Fano. Bene, con la Fiera di San Bartolomeo chiudiamo questa edizione di Occhio alla Notizia, non prima di avervi ricordato che dopo di noi, dopo il telegiornale, una nuova puntata di Box e a seguire In Cucina con lo Chef e in prima serata uno speciale, il Bianchello and Friends, evento dedicato ai vini delle nostre terre. Grazie per essere stati in nostra compagnia, Occhio alla Notizia torna domani sera alle 20.30, ma non dimenticate domattina l'appuntamento con la carta stampata con Occhio ai giornali alle 7.30. Buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi.